Abbiamo visto come l'attuale assetto sociale, economico ed ambientale del quartiere Pilastro sia il frutto di una serie di insediamenti prevalentemente residenziali realizzati in sequenza in un arco temporale compreso tra gli anni 60 e la metà degli anni 90. Ognuno di questi interventi rappresenta in qualche modo le diverse modalità di affrontare in diversi anni i temi dell'edilizia popolare e sociale. E presenta proprio per queste sue diversità caratteristiche spazialmente e socialmente identificabili e riconoscibili anche dai cittadini non esperti. Il quartiere Pilastro va dunque osservato nel suo insieme come un luogo urbano non privo di una propria storia, che nasce in una sequenza di azioni amministrative, ma va visto anche come il risultato di questi interventi che determinano una condizione socio-spaziale. Di diversi interventi legati a interventi urbanistici con diversi modelli di regime proprietario che di fatto lo hanno confermato nel tempo. La comprensione di queste dinamiche e dell'articolazione sulle diverse parti del quartiere Pilastro permette oggi di comprendere meglio la complessità di questo territorio e di inquadrare al meglio i settori strutturali e strategici su cui si potrebbe intervenire per migliorare la qualità urbana complessiva del Pilastro e per promuovere azioni in grado di incidere nel superamento del rischio di criticità e marginalizzazione sociale che oggi sembrano prevalere nel nostro quartiere Pilastro. Si può sostanzialmente affermare come nella prima fase fondativa degli anni 60 si determini un elemento di forte criticità che viene a determinare la situazione attuale, che un elemento di criticità sia stato l'aver interrotto il progetto originale, in quanto non condiviso politicamente dall'amministrazione comunale, ma non averlo rapidamente e tempestivamente sostituito con un progetto diverso e comunque sostenibile e funzionale, abbandonando di fatto gli edifici in corso alla loro inerzia costruttiva. Ci si limitò dunque negli anni 60 a realizzare esclusivamente e unicamente una parte di quel progetto, certamente ambizioso, ma sicuramente di un villaggio completo dal punto di vista urbanistico, realizzando unicamente alloggi di edilizia economica e popolare, l'Istituto Autonomo Casa Popolare di allora, oggi ACER. Se l'edilizia residenziale pubblica nasce nel Novecento come giusto strumento per garantire il diritto alla casa alle fasce meno abbienti della popolazione, nel caso dell'intervento del Pilastro e non solo, assistiamo negli anni 60 alla nascita di un rione di sola edilizia residenziale popolare, privo di ogni elemento di qualità urbana, intervento solo quantitativo che per l'essere isolato, marginalizzato e monoclasse mortifica l'idea stessa del diritto ad abitare in un luogo di qualità che invece era l'obiettivo della stessa edilizia residenziale pubblica. Notevole quantità di alloggi realizzati al Pilastro, la loro elevata concentrazione e l'isolamento spaziale determinano infatti da subito le condizioni per una sua crescente marginalizzazione nel contesto urbano della città di Bologna. Nel corso degli anni 60 e poi nei primi anni 70 si avvia questo tipo di intervento che consolida di fatto un blocco edilizio di quasi un migliaio di alloggi, privi di un contesto urbano e fortemente caratterizzato da progressivi e crescenti fenomeni di criticità sociale. Negli anni a seguire, a partire dalla seconda metà degli anni 70 fino al 90, quindi 15 anni dopo, l'amministrazione pubblica comprende questo impatto negativo e comincia a sviluppare invece nuovi interventi pubblici, urbanistico-edilizi di riequilibrio, che comportano soprattutto un forte miglioramento della qualità urbana e la dotazione di servizi pubblici e privati, in ampliamento e diversificazione delle tipologie della proprietà, quindi alloggi in proprietà cooperativa, divisa e indivisa, proprietà a riscatto, insomma un'articolazione che permette diverse tipologie abitative e diverse composizioni sociali e demografiche di chi viene ad abitare in quelle case. Tuttavia, nonostante questo processo migliori oggettivamente le condizioni del Pilastro odierno, tuttavia, nell'immaginario collettivo di molti cittadini bolognesi e
e degli media della città, rimane l'immagine del Pilastro nel suo insieme come un quartiere totalmente ERP, cioè edilizia residenziale pubblica, che viene visto ancora come un'unità problematica e irrisolvibile di una politica abitativa del passato, difficilmente rimovibile e per questo rimossa dalla coscienza critica della città, continua a emarginarlo anche nella propria immaginazione collettiva. Ma davvero il Pilastro può considerarsi in tutto e per tutto quella periferia degradata che ci viene attribuita all'immaginario collettivo della città? Dobbiamo chiedercelo e provare a rispondere chiedendoci cosa significa periferia. Essere periferia significa essere in una condizione dettata da una lontananza spaziale dal centro della città. Non significa questo, significa piuttosto avere una distanza del livello di qualità media diffusa presente nella città stessa. Allora possiamo esaminare i fattori che determinano la qualità urbana. Sono molteplici, ma semplicemente potremmo limitarci a considerare sei fattori di facile lettura nel contesto urbano del Pilastro. Sono che portano elementi, sistemi che comportano qualità urbana, anzitutto buone dotazioni ambientali e la salubrità della città. Sono qualità urbana la forte dotazione di servizi pubblici, la dotazione di e azioni ecologiche e ambientali per la mitigazione dei rischi naturali e per il contrasto al cambiamento climatico, costituiscono un elemento di qualità urbana la presenza di una mobilità sostenibile in collegamento con il resto della città. Sono soprattutto elemento di qualità urbana l'esistenza di un mix sociale, cioè la compresenza di diverse classi sociali e la compresenza di attività pubbliche e private del commercio, direzionali, servizi alle persone, eccetera. Ma soprattutto ci deve essere una continuità territoriale con il contesto dato da connessioni funzionali, ambientali e anche della mobilità. Quindi rispetto a questi temi possiamo comunque misurare la distanza tra, appunto, la differenza tra la qualità del Pilastro e la qualità diffusa a Bologna per vedere se siamo periferia o no. Sicuramente il Pilastro ha migliori condizioni per il suo sistema ambientale rispetto alla città di Bologna. Parchi, scuole, luoghi di intrattenimento e cultura, ma possiamo solo pensare ad un miglioramento gestionale più che a un aumento quantitativo. Quindi su questo aspetto certamente il Pilastro non è marginale, non è periferia rispetto a Bologna. Il Pilastro ha un buon sistema di trasporto pubblico, non certamente inferiore ad altre aree esterne al centro storico di Bologna. Ha le stesse problematicità della mobilità privata e ciclabile, ma sappiamo che l'arrivo del tram dovrebbe ampiamente compensare queste difficoltà. Dunque, per questi aspetti il Pilastro non può essere considerato per. Invece, al Pilastro si registrano elevati elementi di criticità del sistema insediativo riconducibili alla quasi assoluta assenza del mix di attività commerciali, produttive, di servizi alla persona e alle cose, all'assoluta mancanza di connessioni con lo stesso polo produttivo, col centro commerciale Meraville, con San Donino. Quindi la difficoltà, nonostante la vicinanza, di superare barriere fisiche come la tangenziale o addirittura, non posso dire, l'accesso a Meraville direttamente dal Pilastro. Vi è poi anche una mancanza di adeguate connessioni con il resto della città, come verso la direttrice per San Vitale, cioè lo scalo ferroviario. Si deve peraltro registrare l'assoluta assenza del mix sociale, non tanto nei blocchi di edilizie cooperative private realizzata successivamente al 1977, ma piuttosto nel blocco edilizio storico dell'edilizia residenziale pubblica, quello appunto costruito tra il 66 e i primi anni 70, per intenderci il primo momento di intervento. È su questo ultimo aspetto che occorre intervenire per rigenerare e riqualificare il Pilastro per farlo uscire da quell'immagine di periferia urbana che gli viene attribuito. Questa criticità, mancanza di mix sociale e funzionale, non è una impressione soggettiva degli abitanti, ma è confermata da dati, ricerche e considerazioni
recentemente elaborati per la formazione del nuovo strumento urbanistico della città, elaborati dall'università e altri centri studi che forniscono un quadro analitico che ci permette di comprendere e misurare la distanza critica del pilastro dal resto dal punto di vista sociale e demografico dal resto della città. Alcuni elementi sono questi. Al pilastro noi abbiamo una concentrazione di popolazione straniera pari al 50% in più della città di Bologna. Al pilastro noi abbiamo un progressivo spopolamento della popolazione negli ultimi 18 anni, a fronte di una controtendenza demografica, Bologna cresce, il pilastro cala. Evidentemente è un segno che chi può va a vivere in situazioni di minore difficoltà urbana. Vi è poi una forte presenza percentuale di famiglie con numerose rispetto al resto della città. Quindi tutto questo può costituire un elemento critico che differenzia il pilastro dal resto di Bologna, ma in particolare queste differenze si concentrano nella parte storica del nucleo dell'edilizia residenziale pubblica, appunto il primo intervento originale. Gli alloggi ERP sono il 31% di quelli presenti, quindi circa un terzo di quelli presenti al pilastro, ma vi abita il 36% della popolazione, quindi è la parte più densamente abitata. I residenti non autoctoni del pilastro sono il 42% e solo il 26% dei residenti ha la cittadinanza italiana. Quindi è anche un problema di rappresentanza dei diritti e di partecipazione democratica al governo e al controllo dello stesso luogo dove si vive. In particolare abita in un alloggio popolare l'80% della popolazione residente straniera con meno di 19 anni. A proposito dell'argomento dello Ius Solis, voi capite il significato che questo potrebbe avere per una realtà come il Pilastro. Dunque, questi sono alcuni dati oggettivi che confermano come questa parte dello spazio urbano del pilastro oggi si concentrano maggiormente diverse tensioni, lo svantaggio economico e sociale delle popolazioni che vi abitano, la concentrazione di nuove povertà economiche, la concentrazione, la mancanza di un ricambio di abitanti più rapido che altrove, con uno scarso radicamento quindi ai luoghi. Anche questo probabilmente è attribuibile alle modalità di accesso all'edilizia residenziale pubblica che però in prospettiva tende a non migliorare, perché se noi guardiamo le liste di attesa per nuove assegnazioni degli alloggi pubblici che ci vengono liberando, ritroviamo le stesse dinamiche e le stesse situazioni di difficoltà e di bisogno sociale. Dunque, la prospettiva è che se non si interviene radicalmente e strutturalmente su questa parte del pilastro, tenderà nel tempo a problema di non solo a non risolversi, ma a consolidarsi e a peggiorare. Allora, rispetto a questi elementi di criticità, è possibile chiedere, è necessario promuovere un progetto di rigenerazione e riqualificazione del pilastro che lavori soprattutto su queste due principali criticità: la mancanza di mix sociale e la mancanza di attività economiche e di servizio alla residenza, perseguendo quegli obiettivi di riequilibrio già assunti però nei propri piani dal Comune di Bologna già da lontano 2008. Quindi già nel 2008 il Comune di Bologna dice che bisogna intervenire per riequilibrare mix sociale e funzionale. Recentemente il Circolo La Fattoria, in sintonia con altre associazioni del pilastro, in occasione della formazione e della partecipazione al nuovo strumento urbanistico di Bologna, ha presentato un proprio contributo ribadendo la necessità di perseguire questi obiettivi che il Comune di Bologna già prevedeva nel 2008 e praticamente il miglioramento della qualità sociale del pilastro attraverso la riduzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e migliorare il mix funzionale del pilastro con l'insediamento all'interno del pilastro di attività terziarie, direzionali e attività pubbliche di forte attrattività urbana anche nei confronti della città, utilizzando appunto una parte di quegli edifici di edilizia residenziale pubblica riutilizzati per la riduzione del numero degli stessi alloggi pubblici.
la realizzazione poi di un sistema di connessioni con il contesto territoriale. Allora, come Circolo La Fattoria, riteniamo, si è ritenuto con la presentazione di questo contributo al Comune, che fosse possibile chiedere alla città la predisposizione di un piano urbanistico disegnato per tutta la città che prevedesse anche di realizzare nei prossimi anni una consistente offerta abitativa di alloggi sociali in locazione dove permetterebbe di mettere a disposizione nel lungo periodo un adeguato patrimonio edilizio pubblico e convenzionato su cui inserire progressivamente parte degli inquilini ERP del Pilastro, desiderosi di abitare in ambiti urbani più centrali in nuovi edifici da edilizia di qualità ERS in contesti territoriali socialmente più robusti e funzionalmente più equilibrati. Quindi si potrebbe avere un intervento che assume l'obiettivo di completare finalmente quel progetto di riequilibrio sociale, economico e funzionale a metà del Pilastro che, originato negli anni 60, non ha mai avuto, come posso dire, interventi di revisione complessiva per far sì che si potesse oggi, possa oggi finalmente rimodulare un primo progetto, gli effetti di quel primo progetto insediativo, che è sospeso perché giudicato negativamente e senza sostituirlo negli anni successivi con interventi socialmente mirati. Quindi, ragionevolmente comprensibile ipotizzare che in questo momento per la città di Bologna, mentre pianifica il suo futuro, di venire a colmare un gap ed una criticità che si è determinata nel corso del primo insediamento degli anni 60.